Questo governo non perde occasione per discriminare il Nord. Un esempio lampante è la bocciatura in commissione bilancio del nostro emendamento che prevedeva una deroga al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per i comuni lombardi in vista di Expo 2015. A parlare Marco Rondini, capogruppo in commissione affari sociali per la Lega Nord a Montecitorio, in riferimento alla bocciatura di un suo emendamento al DL Fare all'esame della commissione bilancio. Noi avevamo chiesto che venisse approvato un emendamento al testo delle disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, il cosiddetto decreto del fare, il recepimento di un emendamento che mirava a non sottostare da parte di tutti i comuni della regione Lombardia al patto di stabilità interno in occasione della manifestazione dell'Expo. I vincoli del patto di stabilità, come noto, penalizzano fortemente i comuni virtuosi che non possono spendere i soldi che hanno in cassa. Sappiamo che ad altre latitudini le amministrazioni locali non le rispettano, continuato Rondini. Prendiamo atto ancora una volta che questo governo non dimentica mai di premiare il Sud. Se è vero, come è stato più volte preannunciato dal governo e anche dal presidente Napolitano, che la manifestazione dell'Expo deve essere un'occasione per il rilancio dell'economia del territorio, beh, poi questa volontà non viene espressa nei fatti.